Allora, questo è il fronte, diciamo così, Cerroni, no? Avete sentito citato dall'assessore l'impianto Colari, ed è proprio, come dire, questo vi dà l'idea di come complessa sia la situazione dei rifiuti, proprio perché versa su e si poggia su tanti capitoli. Però noi cerchiamo, diciamo, di andare oltre gli ostacoli e di guardare al piano rifiuti del Comune di Roma. Lo facciamo insieme al presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco. Ben trovato, presidente Diaco. Sì, salve, buonasera, mi sentite? La sentiamo benissimo, presidente, la sentiamo benissimo. Perfetto. Ovviamente la questione degli impianti è dirimente, però diciamo che è un altro fronte dei giochi. Intanto voi state pianificando il lavoro sui rifiuti. Ci spiega quali saranno, diciamo così, le caratteristiche fondamentali della raccolta rifiuti a Roma e come verrà organizzata, presidente? Sì, assolutamente. Intanto questo è un piano importante, anche innovativo, possiamo dire, perché è un piano sostenibile anche, diciamo, per quanto riguarda, insomma, fatto ambientale veramente ridotto quasi a nulla, rispetto poi il motivo. Sì. E è un piano sicuramente risolutivo, perché Roma ad oggi possiamo dire che ha sofferto sul piano dei rifiuti proprio una mancanza di un piano di gestione puntuale. Sappiamo che negli anni addietro la città di Roma risolveva il conferimento dei rifiuti grazie alla discarica di Malagrotta, dove tutto veniva gettato in quella buca, in quel fosso, in quella grande discarica, la discarica più grande d'Europa, e lì purtroppo giacciono i rifiuti di migliaia di cittadini romani ormai da tanti anni. E tutto era basato sull'indifferenziato, la parola rifiuto era una parola, insomma, ormai che purtroppo dava guadagno a poche persone, non ai cittadini o a me stessa. Ecco, noi vogliamo cambiare tanti concetti che poi alla fine portano a una risoluzione del problema dei rifiuti. Tanto la parola rifiuto è una parola che verrà tolta, è stata tolta da questa amministrazione, è stata cambiata con la parola post-consumo, materiali post-consumo, che sono appunto le materie che una volta rigenerate e creano una materia prima seconda, perciò il materiale che non viene interrato, sotterrato e comunque incenerito dall'inceneritore, ma così viene poi, diciamo, trasformato in un'altra materia. Quindi si parlerà di materiali post-consumo, così li definite voi? Assolutamente. No, questo è importante, sembra, come dire, un gioco linguistico, in realtà aiuta, no, anche ad un, come dire, immagino, ad un cambiamento culturale dell'approccio del cittadino nei confronti dei propri rifiuti. Io li continuo a parlare così, poi quando entrerà di moda ci riuscirà anch'io, però insomma è questo il senso, no? Far capire ai cittadini che si tratta di materiali che potranno essere riutilizzati. Assolutamente, il rifiuto deve, diciamo, come concetto, come parola, deve essere appunto accantonato da questa nuova parola che è il materiale post-consumo. Diciamo che questa parola entrerà, io spero, poi nella mentalità delle famiglie romane, perché l'oggetto che poi viene conferito all'interno del proprio sacchetto, del proprio contenitore, deve essere, diciamo, come dire, rivitalizzato, insomma, ecco, riposto poi nella filiera dei rifiuti, che dà nuovamente vita a un altro prodotto. Noi dobbiamo avere un approccio culturale dal punto di vista dei materiali post-consumo, perché siamo, diciamo, dentro quel sacchetto c'è la nostra storia, la nostra vita, nel senso, dobbiamo sapere quello che la nostra casa produce e l'impatto poi che ha sull'ambiente. Ecco, questa amministrazione vuole aumentare anche, diciamo, la conoscenza e comunque il livello culturale su questo tema, che è un tema molto delicato, preciso, dove richiede il contributo di tutti i cittadini, non soltanto dell'amministrazione stessa. Ecco, questo piano è chiaramente un piano, diciamo, quinquennale, insomma, ecco, fino al nostro quinquennale, presidente, per realizzarlo a pieno, cioè alla fine dei 5 anni noi lo vedremo a pieno regime?
Ah, assolutamente sì, intanto noi iniziamo con una prevenzione, con una riduzione sostanziale della produzione di rifiuti, perché è da lì che diciamo portiamo un risparmio di 200.000 tonnellate di rifiuti e allo stesso modo veramente portiamo un risparmio alle casse del comune pari a 6 milioni di euro. Tutto nasce dalla prevenzione, perciò produrre meno rifiuti, cercare di non gettare per esempio con indumenti che possono essere poi riconvertiti in qualcos'altro o un mobilio che può essere portato nei centri di uso creativo, insomma dove può essere poi ricreato un altro mobile, un altro oggetto per la propria casa, cercare di utilizzare prodotti compostabili, prodotti che chiaramente sono sostenibili dal punto di vista ambientale, cercare di risparmiare anche il consumo del packaging, perciò utilizzare meno contenitori, meno plastica, meno bottiglie di plastica, utilizzare più l'acqua del rubinetto, utilizzare per esempio meno pannolini non compostabili. Sappiamo che insomma c'è un po' un attacco ironico da parte di qualche forza politica sui pannolini, ma invece è un tema importante che ricopre il 3% dei rifiuti a livello nazionale. Guardi, questo è un tema sicuramente importante, Presidente, però mi scusi se intervengo su questa cosa. Il cittadino viene chiamato, no, a fare questo tipo di servizio e il cittadino lo è sicuramente in prima linea. Ora però chiedere addirittura al cittadino, oltre di smistare bene, oltre di fare attenzione, di tenersi 5 bidoni di rifiuti in casa, anche di non consumare e quindi di cercare di risparmiare laddove ad esempio un pannolino, bisogna mettere il pannolino ecologico anziché quello che inquina, e forse chiedere troppo senza dare al cittadino in cambio niente, perché vede, lei ha parlato di un piano quinquennale, ma intanto si cammina al centro storico in mezzo ai sacchi dell'immondizia che lasciano i ristoranti tutta la notte e quelli non li smistano i rifiuti, quindi il cittadino non ha mai in cambio un corrispettivo equo rispetto al sacrificio che gli si chiede. Faccio l'avvocato del diavolo, però mi ci metto dentro per prima. Sì, no, guardi, lei ha perfettamente ragione. Gli incentivi provengono proprio anche da un'idea di tariffazione puntuale. Chi meglio differenzia, meno spende. Ecco, questo diciamo è un incentivo che il cittadino sicuramente deve avere, perché comunque chiaramente il cittadino virtuoso è quello che allo stesso tempo a cura della propria città, a cura del proprio rifiuto, ma poi a livello contestuale risparmia anche sulla tariffa dei rifiuti. Ecco, questo è un incentivo importante perché comunque noi lo attuiamo tramite anche delle osi ecologiche che verranno poi installate nel territorio, saranno chiaramente dei centri di raccolta condivisi, insomma, chiaramente dal territorio, perciò anche dai quartieri. E tramite chiaramente questa tariffazione puntuale si avrà un risparmio sostanziale della tariffa TAIA. Ecco, questo sicuramente dà un impulso maggiore anche a cercare di prevenire o comunque l'utilizzo insomma di materiali rinnovabili e comunque di utilizzare meno materiale che poi producono rifiuti. Per esempio, per quanto riguarda le scarpe elementari, ecco, sono una risorsa importante per il pianeta e anche nella nostra città. Noi produciamo tanto cibo, ma tanto ne produciamo quanto poi purtroppo lo buttiamo all'interno del nostro cassetto. Invece capire che anche quel rifiuto, insomma, di fatto può essere poi in qualche modo ridistribuito all'interno del tessuto della propria città o comunque evitare di gettare il proprio cibo all'interno dei cassonetti, sicuramente questo poi può portare anche un risparmio dal punto di vista insomma dell'inquinamento. Bisognerà, no, prego Presidente. Come dicevamo vogliamo arrivare a una raccolta differenziata del 70%, insomma, perciò una percentuale molto alta, e questo sicuramente comporterà una spesa minore sulla tariffa dei rifiuti e un impatto ambientale molto, molto ridotto. Ad oggi la raccolta differenziata un 35% scarso, questa amministrazione cerca di portarla avanti con diligenza, ma sappiamo che quello che le amministrazioni passate ci hanno lasciato, perciò una impiantistica molto vecchia, molto datata, che non riesce diciamo a gestire in modo virtuoso, in modo sostenibile, in modo riproduttivo il rifiuto, veramente ci porta poi a fare un lavoro molto importante. Certo, bisognerà venirsi incontro perché la progressivo
approccio positivo del cittadino dipenderà da quello che riusciranno a vedere, ovviamente, come servizio. Questa è la partita risolutiva, secondo me. Non bisogna dare un alibi al cittadino, cioè metterlo di fronte ad un servizio efficiente. Per quanto riguarda il, sì, appunto, anche lo spreco alimentare, la forma di carta, cioè, diciamo, adesso la sentiamo male, presidente. Dov'è? È in volo, presidente. Dov'è? Sento molto vento. No, sono qui al centro di Roma, sono fuori in Campidoglio, purtroppo. Ah, il centro di Roma è molto rumoroso. Come commissione ambientale, faccia qualcosa per l'inquinamento acustico, presidente. Mi raccomando. Chiudiamo il centro alle automobili. Chiudiamo il centro storico alle automobili, come in tutti i centri d'Europa, i centri storici d'Europa. Basta automobili in centro. Anche perché ZTL passano tutti, presidente. C'hanno tutti il permesso. E io però una volta mi sono trovato in centro a Roma di mattina, caso unico che raro, c'erano migliaia di macchine, possibile tutti hanno l'autorizzazione, cioè io veramente non riesco a capire. Guardi, anche da questo punto di vista, alla fine l'assessore alla mobilità, ci penseranno loro. Stanno spingendo molto anche sulla, Presidente, a chi dice che questo è il libro dei sogni sui rifiuti dell'amministrazione Raggi, cosa risponde quindi? Che invece farete tutto? No, assolutamente no. Noi abbiamo parlato anche di impiantistica, un'impiantistica che va verso i rifiuti zero, perciò parliamo di 3 impianti di compostaggio aerobico, chiaramente molto sostenibile, molto da questo punto di vista molto green, che ci aiuteranno, insomma, a smaltire la quantità di umido importante che sono stati i cittadini romani. Inoltre puntiamo su un'impiantistica di multimateriale per quanto riguarda la plastica. Vabbè. E anche per la carta, insomma, non è sicuramente un piano surreale, anzi è un piano molto concreto che finalmente, insomma, togliamo di mezzo l'ideologia della discarica dell'inceneritore, che chiaramente non rende, diciamo, un rifiuto una risorsa, ma lo rende un rifiuto vero e proprio. Ecco, questo è già un cambio di passo importante di questa amministrazione. Bene, microfono di Radio Cusano Campus, Daniele Diaco, Presidente Commissione Ambiente di Roma Capitale. Grazie, Presidente Diaco. Grazie a buon lavoro. Buon lavoro. A risentirci.